Quest'anno la passione di Cristo è un cammino di sofferenza e solitudine che continua ancora oggi, perché Egli cammina e soffre in tanti volti che soffrono per l'indifferenza della nostra società, che consuma e si consuma, che ignora e si ignora nel dolore dell'uomo, presi dall'apatia e dall'immobilismo. Non poche volte il conformismo ci ha sconfitto e paralizzato, tanto che il suo volto non è stato riconosciuto nel fratello che soffre, e ci siamo così rifugiati nel rumore per non sentire. Ci siamo tappati la bocca per non gridare. È la tentazione di essere amici nella vittoria e nella gloria, nel successo e nell'applauso, che rende facile cadere nella cultura del bullismo, delle molestie e dell'intimidazione. Invece egli si è identificato con ogni sofferenza, con tutti quelli che si sentono dimenticati. Ha abbracciato quelli che tante volte consideriamo indegni di un abbraccio, di una carezza, di una benedizione, unendosi alla via crucis di ogni giovane, di ogni situazione, per trasformarla in via di risurrezione. Sono tanti i momenti in cui si prolunga la passione di Cristo, nel grido soffocato dei bambini ai quali si impedisce di nascere e di tanti altri ai quali si nega il diritto di avere un'infanzia, una famiglia, una educazione, negli immigrati, nelle guerre, nelle donne maltrattate, sfruttate e abbandonate, nei giovani che si vedono strappare via le loro speranze di futuro nella mancanza di educazione e di lavoro degno, o in quelli che cadono nelle reti di gente senza scrupoli, di sfruttamento, criminalità e abuso. Anche oggi la sua passione d'amore sarà la nostra passione vivente. Aprile 13, 22esima edizione della Passione Vivente. Ore 17:30 a Spinazzola. È compiuto.